Vediamo come poter collegare un manipulator, quindi un helper abbastanza avanzato, con l'ausilio del wire parameters ad un oggetto, per esempio ad una luce. Se io volessi, avessi una luce direzionale. Creare il mio helper manipulator slider, chiamo position anzi control light. A questo punto io voglio regolare, magari posso anche disegnarmi un percorso, oppure per semplificarmi un attimo la vita. Converto in spline e vado a cancellare l'ultimo pezzo. Allineo. E applico un constraint, un path constraint alla mia luce. Anello motion, position, path constraint, add path. L'animazione è questa, però io questa animazione non la voglio regolare tramite un'animazione spostando delle chiavi, ma la voglio regolare tramite questo controller, in modo tale che magari in tempo reale io posso andare a scegliere dove posizionarsi. Infatti, se io vado a cancellare i keyframe, devo andare a posizionare nel tempo la mia luce. Quindi posso tranquillamente cliccare con il tasto destro, wire parameters, transformation, position, e in position vedo che ho il mio constraint del path constraint, quindi posso assegnare per esempio la percentuale. La percentuale la posso collegare al mio oggetto slider e lo slider, object slider, posso andare a variare per esempio il value. A questo punto io, quando sposterò il mio value, automaticamente andrò a spostare anche la percentuale. Quindi vado a collegare, connect, quindi vado a collegare in questo caso il mio slider, quindi devo andare a fare un collegamento da questa direzione verso la percentuale, connect, posso chiudere la finestra di dialogo, attivare la possibilità di manipolare il manipolatore e vedo che ho la possibilità tramite il value di andare a variare la sua posizione. Naturalmente io volevo fare questa cosa tramite invece tramite lo slider, quindi vediamo che okay, lo slider abbiamo la possibilità di muoverlo. All'inizio non era molto semplice questa cosa, ma un'altra cosa che possiamo fare è assegnare un minimo e un massimo, ad esempio un minimo di 50. Andiamo a allungare questo mio slider e vedo che io posso ruotare tranquillamente, molto molto sensibile, quindi ogni piccola variazione va a incidere molto sullo spostamento della mia luce lungo il mio percorso. Potrei assegnare dei valori molto molto bassi in modo da poterli scorrere molto lentamente. In realtà i valori potrebbero essere 0, 0, 1.
massimo di 1 e un minimo di 0. Infatti vedo che dei parametri così bassi posso regolare bene questa mia luce. In questo modo io posso controllare di fatti l'illuminazione tramite, volendo, uno slider. Se volessi controllare e vedere questi vari parametri che ho segnato, basterà da animation, wire parameters, parameters wire dialog, e avrò la possibilità di vedere le proprietà dello slider e le proprietà assegnate invece al mondo, quindi anche dell'oggetto, della luce, e vedere tutte le sue proprietà e andare quindi a modificarle direttamente da qui o da disconnetterle.